Bentornati all'addestramento di Sly 3, l'onore dei ladri. L'addestramento di Sly Cooper va completato per forza. Vi ricordate quando abbiamo fatto il primo, il secondo e il terzo? Ora passiamo al quarto. Dobbiamo imparare a interagire con le guardie. Se siete pronti, attiviamo questa leva e cominciamo. Dobbiamo sapere come bisogna fare. Ottimo, Mikey, io sono pronto. Per mantenere uno stile di vita così dispendioso, abbiamo sempre bisogno di soldi. Lo so, molte guardie sono così gentili da girare con le tasche belle e piene. Esatto! Per svuotargli le tasche, avvicinati alle spalle e premi il tasto cerchio. Questo tipo si porta in giro un bel po' di bottino. Se lo rubo puoi ricettare la merce online. Ok, attento alla tasca posteriore delle guardie. Se brilla, sei sicuro che c'è qualcosa di valore. Prova a ripulirlo senza che se ne accorga. Avvicinatevi di soppiatto dietro a una guardia e premete il tasto cerchio per borseggiarla. Capite? Ecco fatto. Ok, per quel tizio basta così. Ora cosa si deve fare? Non sarà sempre così facile. Le guardie di solito sono in movimento. Devo solo stare attento a non urtarle e non c'è problema. La fai facile, eh? Prova a ripulire questo tipo. State attenti perché a volte le guardie sono sempre in movimento. Avete notato? Questi sono gli scagnozzi di Ottavio e lì sono in Italia, a Venezia. Vai con la cassa! Bene, ora? Grande! Ogni buon ladro sa che un colpo riesce solo se è stato preparato un buon piano di fuga. Già, con certe guardie è meglio non combattere, faccia a faccia. E se capita, cosa dici? Fate l'amore e non fate la guerra? Beh, non direi. Appunto, non c'è niente di male a scappare da un combattimento. Ti mantieni in vita. Per le fughe, tieni premuto il tasto R1. Sembra facile. Provaci, ora ordinerò a questa guardia di attaccarti. Tu dovrai correre via e sfuggirti. Oh, aspetta. Pronti, partenza, via! Tenete premuto il tasto R1 per scappare quando le guardie vi beccano. Dove è andato? Anche vi si illuminano con le loro torce. Bella fuga, Sly. L'unico problema quando corri è che fai un sacco di rumore. Se corri vicino a una guardia, quella ti noterà senz'altro. Beh, ma se sto già correndo, tanto vale continuare. Ben detto, perché non ci provi? Hai 6 secondi per correre verso questo indicatore. 6 secondi? Se sentono, scappa. Bene. Pronti, partenza mia. Vai. È vero, quando si corre noi facciamo troppo rumore e le guardie ci beccano. Non attacchiamole frontalmente quando hanno le torce. Proviamo ad attaccarle da dietro. Beh, bella sta fuga e facciamo noi. E ora si fa? Mi dici di fermare queste guardie prima che mi uccidano? Beh, se vuoi le puoi sempre neutralizzare tu. Questo è parlare. Se una guardia non ti ha visto, puoi arrivarle alle spalle di soppiatto. Attento, questo è difficile. Ma certo, si parla di mettere fuori combattimento le guardie. Esatto, avvicinati piano alle sue spalle e premi il tasto triangolo per lanciarlo in aria. Poi prendi il tasto quadrato per sbatterlo a terra. Un attacco a sorpresa, grande. Allora il tasto triangolo per scaraventare in aria e il tasto quadrato per il colpo di grazia. Ci sei, ora fai pratica con questo tipo. Ragazzi, ve lo dovete memorizzare. Per attaccare le guardie, mettetevi dietro alle loro spalle. Premete il tasto triangolo per lanciarle in aria e il tasto quadrato per sbatterle a terra, come avevate fatto nel secondo gioco. Purtroppo il colpo di grazia fa rumore. Se sei vicino a un'altra guardia, correrà da te. È facile, metti capo a Olbermo Tizio, poi ti nascondi quando il secondo viene a controllare. Aspetti che si giri dall'altra parte e attacchi. Prova a neutralizzare le due guardie senza farti prendere. Attenti perché il colpo di grazia a volte fa rumore e le guardie ci sentono. Ora proviamo a sconfiggere e uccidere queste due guardie senza farci catturare. Noi aspettiamo che la guardia si gira alle sue spalle di schiena e la uccidiamo. A volte hanno la vista e l'udito molto acuti. Ecco fatto. Povera la guardia che si troverà sulla tua strada. Dura tantissimo questo video però. E ora proviamo un'altra cosa. Vedi quella barca che penzola su quella guardia ignara di tutto? Sì. Ah sì. Te la senti di rovesciargliela sulla testa? Sì. Oh sì.
Questo pulsante sgancia la barca. Assicurati che la guardia sia nel cono d'ombra prima di, come dire, stenderlo. Cerca questi pulsanti in giro per la città. Il posto è pieno di agenti poco sicuri. Capito che intendo? Ma certo che sì. Abbiamo finito, ragazzi. Anche questo addestramento, questa prova è stata fatta.